È stato presentato il cartellone dei 16 eventi che caratterizzeranno l'estate a Montesilvano. Artisti per tutti i gusti che si esibiranno al Teatro del Mare, ma anche in altri luoghi come il Colle. Intanto il sindaco De Martini, spedito per le prossime comunali come un treno, afferma: "Miri Candido". Tornando agli spettacoli, il sindaco precisa che l'accesso ai concerti è totalmente gratuito. Ferragosto con Michele Zarrillo al Teatro del Mare e subito dopo con DJ Ralph sulla spiaggia dove c'è stato il concerto di Jovanotti, ma anche cantautori del calibro di Edoardo Bennato, Sergio Cammariere e Fabio Concato. Per i più giovani, serate importanti con Clementino e con i Santi Francesi, due bellissime voci femminili, quella di Mietta e quella di Noemi, ma anche voci raffinate come quella di Sarah Jane Morris e di Nick Netfly, che porteranno all'attenzione spettacoli di jazz davvero belli e eleganti. Questo è lo scopo. Noi da subito abbiamo puntato, da sempre, da quando come sindaco, abbiamo puntato agli eventi quali catalizzatori sul territorio di tante persone che a ricasco poi ovviamente portano economia al territorio, ma anche quale veicolo di promozione del territorio stesso. Tanta soddisfazione, c'è stato un bel lavoro in questi giorni, anche in sinergia con i miei collaboratori, con l'assessore Pompei per quanto riguarda la componente sportiva, che vedrà anche quest'estate manifestazioni importanti da questo punto di vista, ma con tutta l'amministrazione comunale che ha creduto con me nell'importanza appunto degli eventi. Sindaco, pronto per la ridiscesa in campo? Prontissimo, ormai da settimane dichiarato la mia disponibilità a proseguire il percorso fatto in questi anni e diciamo anche che c'è grande sinergia con l'amministrazione attuale che vuole continuare un percorso importante che è stato portato avanti e che vuole assolutamente essere protagonista nel futuro in veste di Montesilvano, ma anche per quello che riguarda questo processo di fusione che vedrà il nostro territorio fondersi con quello di Pescara e di Spoltore. E in quest'ottica io penso che la continuità amministrativa giochi assolutamente a favore.